In queste ore Wanda Nara è finita al centro della cronaca rosa a causa di alcune voci, molto insistenti, su una nuova gravidanza. Non solo, secondo quanto riportano i quotidiani argentini, sembra l'ex dell'imprenditrice, il calciatore Mauro Icardi, lasciato questa estate proprio dalla Nara, abbia anche videochiamato il ginecologo per avere notizie sulla veridicità delle voci. A farlo sapere il giornalista Pepe Ochoa durante il programma LAM. Qualcuno gli ha detto che Wanda è incinta di Elegante e lui in due occasioni ha parlato anche con un'ostetrica. Le informazioni che riceve sono molto specifiche, quindi è convinto che sia vero, ha detto in diretta durante il suo programma. Finita per sempre, Wanda Nara e Mauro Icardi separati, perché ha deciso di chiudere il matrimonio. Wanda Nara incinta di Elegante, il gossip dall'Argentina. Ochoa ha poi continuato. Non sappiamo se Wanda sia incinta o meno, ma quello che ho controllato è che Mauro è venuto in Argentina dalla Turchia, dove ha subito un grave infortunio, per questo problema. Vuole chiarire il dubbio e chiedere alla ex se è davvero incinta del suo nuovo compagno. La voce sulla gravidanza si è diffusa molto velocemente e gli stessi protagonisti hanno deciso di non rispondere per il momento a questa domanda. Se così fosse, si tratterebbe del sesto figlio dell'imprenditrice, che ha già tre maschi con Maxi Lopez e due femmine con il suo recente ex, Icardi. A lanciare la notizia della presunta gravidanza è stata la giornalista argentina Yanina Latorre, che ha raccontato: «Ho sentito Elegante e mi ha detto che stanno aspettando la fine del primo trimestre». Quindi secondo la giornalista la notizia sarebbe stata confermata proprio dal nuovo fidanzato della showgirl e imprenditrice. Di recente Wanda Nara è uscita allo scoperto con Elegante, pubblicando su Instagram alcune foto di un viaggio in Brasile. Elegante, all'anagrafe Elian Angel Valenzuela, è nato il 5 aprile 2000 a General Rodriguez, nella provincia di Buenos Aires. La svolta nella sua carriera è arrivata nel 2020 con il singolo Elegante RKT. Il cantante è considerato uno dei pionieri della cumbia 420, un genere che fonde elementi della cumbia tradizionale con il reggaeton e la trap.